Allora, dopo 10 anni, diciamo, di lavoro proprio su questo tipo di materiale, devo dire che non ho mai trovato in vita mia un'associazione che produce questa mole Di di lavoro. comunicati di lavoro, su queste cose che i romani, debbono sapere, ma anche gli italiani che ci seguono in streaming, perché poi, insomma, facciamo parte di tutti dello stesso paese. Non è detto che queste cose non si replichino anche nelle altre regioni. Comunque, stiamo sul territorio romano e sentiamo proprio la voce di Assotutela, il presidente Michele Emi Maritato. Ben trovato, Maritato. Buonasera a voi, a tutti i telespettatori. Maritato, No, allora, buonasera. non è con l'auricolare, vero Maritato? No, no, assolutamente, Perfetto, perfetto. assolutamente. Allora, ci sono due denunce che riguardano due ASL di Roma. La prima l'abbiamo sentita, ASL Roma D. Allora, ci spiega come stanno le Sì. cose? Guardi, per quanto riguarda la ASL Roma D, abbiamo fatto un esposto, abbiamo fatto una denuncia perché siamo venuti a conoscenza tramite le segnalazioni di alcuni infermieri che lavorano nel reparto stesso e di alcuni parenti di degenti che sono in quel reparto, che nel reparto di neuropsichiatria clinica ci sono pochissimi letti dove possono essere ricoverati i pazienti. Parliamo addirittura di 8 posti letto in meno e i pazienti vengono ricoverati sui corridoi, dove pazienti di questo calibro, che sono pazienti neuropsichiatrici, devono essere guardati a vista dagli infermieri nei corridoi perché non scappino dal reparto, perché non compiono atti che potrebbero essere letali sia per la salute degli altri pazienti ricoverati che per gli infermieri stessi, per il personale stesso. Parliamo di alcuni degenti che hanno problemi a livello psicologico, quindi non è Certo. facile controllare un certo tipo di Certo. persona. E quindi noi abbiamo fatto questa diffida alla Regione Lazio, al Presidente Zingaretti e alla stessa ASL Roma D, nella direzione dell'ospedale, perché non può lasciare questo stato di incuria e questo stato letteralmente di abbandono il reparto. È un reparto lasciato a se Certo. stesso che grazie alla buona volontà degli infermieri e della caposala del primario che ci stanno impegnando in tutto questo, riesce ad andare avanti, ma non ha i mezzi sia finanziari sia economici che tecnici per poter portare avanti un certo tipo di lavoro che per reparto è necessario. Certo, e dico per la tipologia, diciamo così, di trattamento sanitario, un reparto come questo deve avere almeno la stessa dignità degli altri, se non qualcosa in più, proprio per le Assolutamente, caratteristiche, perché parliamo già di pazienti che comunque no? non conoscono i loro valori di dignità come uomini, perché comunque sono persone che hanno problemi a livello psicologico, quindi sono persone che non si rendono conto molto spesso di quello che fanno, quello che dicono e quello che stanno facendo in quel reparto. E quindi se già loro sono privati per natura di questo aspetto di dignità personale, se noi continuiamo a privarli non facciamo altro che peggiorare questa situazione. E quindi assolutamente per noi questo deve essere un intervento immediato da parte della Regione, da una risposta istantanea e Certo. Zingaretti deve prendersi le sue responsabilità insieme alla direzione dell'ospedale. Certo. Appena insediata la giunta Zingaretti, ma io sono d'accordo con lei, qui non è più il tempo di dire, di cominciare a tergiversare, visto che No, comunque doveva definirla così, no, prima ma di insomma, finirla che esatto. Lo facciamo con assolutamente no, se Zingaretti, lo mi arriva faremo della col polverina, prossimo. scusami, a noi non ci interessa se mi arriva della polverina, Sì, quindi sì, date sì, di sì, Marrazzo o una sì, sì, sì. cosa del Cioè, Zingaretti. I adesso. problemi vanno risolti, gli italiani hanno dato il voto, hanno espresso la fiducia, questa fiducia deve essere ricompensata dal lavoro e non dalle chiacchiere. Hanno stancato, se non sono in grado di andarsene a casa, sia la giunta Zingaretti, la giunta Polverini, hanno stancato, quindi devono prendere in mano la situazione e fare i fatti. Le parole hanno stancato a tutti i cittadini romani, razziali e penso italiani. Quindi Allora, questo è il nostro coro. certo, come dicevo nell'introduzione, nella mole di lavoro di Assotutela c'è anche un'altra vicenda, questa volta la ASL Roma E, se non sbaglio, è stato presentato ieri presso la Procura regionale della Corte dei Conti un esposto. Per quale motivo? Guardi, questo esposto che è stato presentato dalla Procura, dalla Corte dei Conti, alla Procura regionale, è perché la ASL Roma E aveva un presidio che si trova in via Offanengo. Questo presidio, in un certo periodo, dal 2010, è stato ritenuto inadeguato ad ospitare i servizi medici e paramedici ed offrire prestazioni sul territorio dell'ASL Roma E ai cittadini. Sì. Che succede? Che la dirigente Tabia, che proprio ieri fortunatamente ha dato le dimissioni, questi sono tutti gli amici che dicevamo della Polverini, gli hanno fatto le buone cose e che invece poi si scopre vengono indagati e vengono mandati via, ha fatto un contratto di affitto su un altro palazzo che si trova a via Coluzzetto, nel quale si diceva nel contratto di affitto che la ASL si prendeva gli oneri anche di ristrutturare il palazzo.
purtroppo per ristrutturare questo palazzo sono all'incirca 3 anni che questo palazzo non si riesce a rimetterlo a posto, quindi i cittadini sono da una parte sono lasciati soli perché in via Offanengo non si possono più effettuare prestazioni medico-sanitarie e quindi il presidio ha chiuso, dall'altra parte si trovano ancora con un presidio da aprire dove sono stati già spesi 220.000 euro per ristrutturare questo locale e sono fatto un affitto di 9 anni dove già la ASL sta pagando gli affitti per un totale circa quasi di 1 milione di euro speso che stanno pagando i cittadini a proprie spese e ad oggi il cittadino che abita in quelle zone di Labaro non si può rivolgere né a via Offanengo perché è chiusa e né a via Colossetto perché è in stato di riammodernamento. Peccato che sono 3 anni che si sta riammodernando e 1 milione già è stato speso. Quindi, c'è mai fino al peggio, cioè, rimaniamo allibiti quando si leggono certe cose, rimaniamo allibiti, veramente stiamo subendo degli abusi, dei soprusi da parte di questa gente, di questi direttori politicizzati, che veramente io penso è uno schifo che solo in Italia si può ascoltare una cosa del genere. No, io poi noto una cosa in assolutele ed è per questo che insomma, come si è capito, abbiamo scelto di collaborare effettivamente come radio con voi. Grazie. Che diciamo non è una di quelle associazioni che si limita alla denuncia, ci arrivano una miriade di comunicati ovviamente di questo tipo, dove però viene semplicemente espresso rammarico, critica o rabbia nei confronti di quello che è accaduto. Cioè, quello che ho notato io in asso tutela è che parte insomma in quarta, in questo caso si fa un esposto alla procura regionale, alla corte dei conti, quindi non ci si limita a denunciare il fatto, sta lì a pungolare chi dovrebbe controllare, dovrebbe agire. Sì, no, ma questo mi sembra questo mi sembra evidente. Sì, sa perché Fabio facciamo questa cosa? Perché noi purtroppo siamo un'associazione di tutte persone che hanno subito degli abusi a livello proprio istituzionale e tutte persone che provengono da un mondo della disabilità e quindi non siamo finanziati né dai partiti e né dalle istituzioni, non prendiamo soldi da nessuno, noi siamo una voce indipendente, al di fuori del coro, ci autofinanziamo, siamo senza un soldo perché siamo un'associazione di liberi cittadini, disabili e vessati da istituzioni come Equitalia e banche e andiamo avanti per la nostra strada. Grazie all'interesse e grazie a una grossa mano che ci hanno gli avvocati che lavorano per noi in maniera gratuita e i commercialisti che si prestano a tante altre pratiche amministrative che lo fanno in maniera gratuita e fanno parte integrante dell'associazione, come tanti altri medici che ci aiutano e tanti psicologi che sono a sostegno delle persone che vengono vessate. Questo è il nostro know-how, il nostro modo di lavorare. Noi abbiamo l'associazione non per guadagnare i soldi sui cittadini o sui malati, ma per combattere veramente gli abusi, questo è il nostro motto. Bene, grazie a Michele Mi Maritato. Insomma, la prossima domani per una nuova storia da raccontare ai romani.